Io, il pubblico giapponese purtroppo sta finendo l'ultima recita, quindi non c'è una possibilità di tornare a ascoltarne delle altre. Mi ha fatto molto piacere la reazione del pubblico giapponese, soprattutto per questa produzione, che è una produzione di vecchia data, ma che abbiamo reso, diciamo, nuova con l'interpretazione, grazie a dei bravissimi interpreti e grazie anche all'orchestra che ha suonato meravigliosamente bene. E quello che potrei dire è alla prossima Tosca venite, ma venite anche a ascoltare la prossima opera che io farò in questo teatro meraviglioso, che sarà la Sonnambula, con altrettanti bravissimi cantanti. E ascolterete un Bellini che non sempre viene eseguito, soprattutto qua in Giappone. È un'opera che in Italia viene eseguita moltissimo, perché il bel canto è l'espressione dell'italianità. E quindi vi invito, se non avete più la possibilità di ascoltare oggi Tosca, di venire ad ascoltare la Sonnambula. Invitiamo il pubblico senz'altro a venire a ascoltare quest'opera meravigliosa che rappresenta in assoluto il bel canto italiano. Cioè, quando si parla di bel canto si parla di sonnambula. Quindi chi vuole conoscere questo repertorio, chi lo ama già, è chiaro che ha un'occasione straordinaria per ascoltarla perché abbiamo dei grandi interpreti. L'altra cosa che consiglio, dal mio punto di vista, al pubblico è quella di, quando si viene ad ascoltare il bel canto, di lasciarsi prendere dalle melodie, non stare a pensare eccessivamente a quello che sarà, ma quello che invece è importante è proprio lasciarsi coinvolgere nella linea del canto, nella bellezza e nella purezza di queste melodie. Auguro a tutti un bellissimo ascolto e spero di vedervi tutti assieme in teatro in queste recite che ci saranno in ottobre. Grazie a tutti.